Israele e Stati Uniti, leader mondiali. Dalla moda alla più grande catena di cinema italiani fino ad acquisizioni e partnership con piccole e medie aziende di eccellenza del Made in Italy. Alessandro Benetton è certamente un personaggio, l'ha incontrato per noi Paola Caccianti. Non solo la vicepresidenza di un gruppo moda da 10.000 addetti, ma tante passioni, dalla sua creatura alla finanziaria 21 investimenti, fondata nello scorso secolo come sfida verso il nuovo e impegnata ad acquisire il meglio del Made in Italy in una visione positiva, solidale ed eticamente corretta. Questa è la filosofia di Alessandro Benetton. Etico vuol dire sostanzialmente, parlo del mondo dell'impresa, concepire la propria azienda come qualche cosa che è di proprietà sì degli azionisti, ma sostanzialmente di tanti altri, dai fornitori ai clienti, a chi ci lavora, ma forse anche a chi sta nel territorio dove tu operi. Tra le ultime acquisizioni, la partnership di Via Bizzuno, un'azienda di poesia della luce che offre prodotti di alta gamma a prezzi ragionevoli ed è stata scelta per illuminare gli edifici più significativi d'Europa, a cominciare dal Teatro La Scala fino alla sede della Biennale di Venezia. Una catena di cinema, la più importante del paese, una scelta derivante da una ricerca che indicava il cinema come interesse centrale dei giovani dai 15 ai 20 anni. È il progetto Space che offrirà tutti i servizi, dallo sport ai ristoranti. Poi Pittarello, un'azienda artigiana di scarpe, di consumo intelligente. Cosa significa? Il miglior rapporto possibile, qualità-prezzo.